Allora, Federico, quasi una delle ultime operazioni, il pesce. Sì. Mettiamo, cominciamo a mettere i pesci a fascia più dura, quindi quelli che hanno la consistenza più... Adesso lo faccio con le mani perché mi viene meglio. Quindi seppur questa breve differenza di qualche secondo, ma ha la sua importanza. Sì. Ricordavamo che le quantità che stiamo utilizzando sono per 4 persone. E poi tu mi accennavi un piatto unico. Perché un piatto unico? Perché questo è un piatto che praticamente ci si mangia molto pane. La caratteristica di questo piatto è mangiarci parecchio pane. Vedo che stai posizionando il pesce in maniera che ognuno abbia il suo punto, il suo spazio di cottura. Sì, esatto, perché non vorrei mettere un pesce sopra l'altro. Sono tutti i dettagli che fanno la differenza. Esatto. Adesso dicevi quanto? A fuoco lento o a fuoco più? Adesso mettiamo un coperchio, lo copriamo. Sì? Abbiamo qualcosa per coprire, signora? E lo lasciamo fare per altri, per 10 minuti. E in questi 10 minuti dobbiamo rigirarlo? Questo non bisogna mai toccarlo. Questo solo così. Ha un motivo ciò che mi stai dicendo? Perché non bisogna rompere il pesce. Ah. Perché sennò se lo gira il pesce si spezza, invece questo deve uscire tutto intero il pesce. Perfetto. Grazie, grazie, grazie. L'unica cosa che c'è da aggiungere, bisogna mettere un coperchio per farlo cuocere. E basta. Ok, un altro spicchio di sale. Perfetto.